Buongiorno, allora eccoci qua nuovamente insieme, bentornati a bordo del Ford con il vostro Fordman. Allora, oggi giretto insolito, oggi andiamo per campagna, andiamo a fare il giro dell'orto, dai, vado per vivai, rivendite, poi devo fare una consegna qua lungo la Val di Sangro, poco più avanti, e poi devo andare giù zona Vasto. E allora, oggi è il 2 di maggio, quindi il martedì dopo il 1 maggio, partenza soft questa settimana, dai. Sono le 7:20, siamo partiti che era le 5:10 più o meno dal magazzino. Un po' prestino, però ho preferito partire presto, visto che fatte queste due consegne devo ritornare indietro, scaricare i vuoti e poi andare a fare un ritiro, quindi vorrei cercare di essere libero per le due, in modo che posso fare il ritiro alle due. Allora, dovrei essere arrivato. Facile questo. Allora, scaricato, sono le 8:40. Adesso, prima di ripartire, facciamo un po' di pausa e faccio merenda, perché c'ho fame. Poi dopo andiamo a fare la seconda consegna. Allora, eccoci qua nuovamente in movimento, dai. Quindi scarico fatto, ricaricato 15 vuoti, colazione fatta, merenda. Adesso ripiamo la strada a scorrimento veloce qua sopra, ritorno giù all'autostrada a Val di Sangro e vado a Vasto Nord. Poi dopo lì se esce, si ripia una provinciale, mi sembra. È una strada abbastanza scorrevole. E vado a fare la seconda consegna.
ragazzi, anche questa consegna l'abbiamo fatta. Qui c'è un cancelletto di quelli a centimetri con annesse piante che ti fa dannare perché ti tocca la cabina. Passano. Scaricato, ricaricato i vuoti pure qua, 10:30, a mo ce ne andiamo in su. Solo che molto probabilmente non scarico i vuoti prima di pranzo, perché a mezzogiorno, hai visto, sta parcheggiata la macchina, che sole. A mezzogiorno quelli va in pausa, giustamente. Poi faccio una telefonata quando sto per strada, vediamo se tante volte mi aspettano, riscarico, se no andiamo a fare pranzo pure noi altri. Eccoci qua, sono le 12:45, sto fermo già da qualche minuto perché stavo al telefono, sto fermo da 10 minuti. Allora, sto all'area di servizio a Bigiano Est, mo famo pranzo e poi dopo alle 2 ci muovemo, perché tanto prima delle 2:20 non mi scarica, mi ha detto, quindi è inutile che vado là prima. Quindi mo faccio pranzo e poi dopo un caffettino e un po' di cazzeggio. Allora, alle
13:48 e si riparte. Pranzato, caffè come sempre, giro la diet, ho fatto tutto quello che c'era da fare, insomma. Adesso mi ha chiamato la base, mi ha detto che una volta scaricato i vuoti da sto cliente vado a fare il ritiro, e quel ritiro che ho me lo posso tenere, che ci vado direttamente verso nord per Brescia, anzi Gardone Valtrobbio. Vai. E 33 scaricato, è andata pure bene che sono arrivato un po' prima e già era arrivato un magazziniere, quindi mi ha scaricato al volo. Passato in ufficio, ho lasciato i documenti dei buoni, insomma, ho fatto tutte le varie pratiche che c'era da fare, e a mo me ne vado a fare il ritiro. Adesso è ricominciato a piove, quindi adesso stiamo scarichi, modalità di frenatura ibrida disattivata, quindi freno a pedale, rallentatore poco, niente, e via, piano piano, con calma. Allora, sono le 15:30, ho caricato e sto ripartendo. La destinazione del stravago caricato è Gardone Valtrombia, quindi Brescia. Ora vediamo stasera dove riesco a arrivare. Ho 3 ore e 43, facendo la decima ora. O arrivo in autostrada, poi dopo da lì mi regolo. Rimini sicuro, ma forse anche un po' più su. Ma vediamo. Eccoci qua, sto al Sillaro, a Castel San Pietro. Mi sono fermato, faccio mezz'ora di pausa perché voglio sfruttare al massimo le 10 ore, perché alla fine domani vado a scaricare lassù a Gardone e poi devo andare a caricare a Mantova. Ma dato un ritorno per Porto Sant'Elpidio, quindi per giù a casa. E per essere sicuro di riuscire a rientrare, cerco di sfruttare al massimo la giornata di oggi, così domani ci dovrei riuscire, spero.
Allora, visto che sono arrivato qui a Castel San Pietro con 9 ore e 24, faccio sta mezz'ora di pausa, così riesco a recuperare gli ultimi 36 minuti per arrivare fino all'intenzione di arrivare alla Pioppa e poi da lì domani mattina ripartì. È poca roba, però potrebbe fare la differenza domani sera. E quindi mo rimasti 9 minuti, poi ripartiamo. Piove a dirotto, ho visto che quassù ci sta parecchia acqua fuori nei campi, molta più rispetto che giù le zone mie, quindi quassù questi due giorni ci ha dato forte. Vabbè dai, ci aggiorniamo fra un po' per ripartire. Vai, ripartiamo. Allora, ho controllato su Google se tante volte ci fosse stato casino a Bologna, da che è tutto libero, quindi con 36 minuti ci devo arrivare la Pioppa e me devo avanzare pure, quindi via. Parcheggio, faccio un giro, se no alla fine me lo vedo. Guarda, qui c'è il parcheggio, ma poi questo sta a sinistra, magari ci si mette in mezzo un altro camion. Allora, eccomi qua, parcheggiato, tende chiuse, apparecchiato già col computer che adesso mi apparecchio per far cena, mi guardo il telegiornale. E niente, la giornata sta volgendo a termine, adesso giusto il tempo di far cena, sistemare un po' di cose, vado a fare un giro un attimo all'autogrill e poi dopo relax e stiamo a posto. Oggi giornata pienissima, 9 ore e 51 alla fine l'ho chiusa e l'impegno l'ho usato tutto perché alle 8 e 10 mi scadeva e mi sono fermato alle 19 e 58. Vabbè dai ragazzi, vi saluto qua perché mo faccio cena, vado nella mia privacy.